In questo video andremo a giocare in due mappe di nascondino. Nella prima saremo piccolissimi, ma il cercatore sarà normale. Mentre nella seconda saremo normali, ma il cercatore sarà gigante. Ok, va bene, sì. Avete capito? Bene, iniziamo da questa mappa. 3-1, si inizia. Ok, Gruco, devi iniziare a contare. Va bene, iniziati. Vado. Ok, ragazze, corriamo via e entriamo dentro il nascondino. Mi raccomando, facciamo una cosa. Stiamo insieme, così che appunto possiamo vedere tutto quello che fa Crucco insieme. Ci divertiamo un sacco, mamma mia. Okay. Sì, ci sto, ci sto. Anche se è un posto super gigante, non so dove dovremmo nasconderci. Ora ti faccio vedere io. Allora, innanzitutto questo è un posto molto, molto particolare. Proprio perché, guardate, ci sono un sacco di oggetti minuscoli dove mettersi dietro. Ad esempio queste scatoline che stanno qua, oppure anche quei palloncini che stanno lì in fondo. Ci sono, cioè è davvero... O anche la piscina delle palline. Anche, però sì, quella non l'utilizziamo perché ho paura che veramente diventi troppo complicato. Sì, in effetti ci salva. Esatto, facciamo una cosa. Andiamoci a nascondere nella cucina, ok? Che sono sicuro che Crucco non ci troverà mai in cucina. Mamma mia. Scondiamo dietro le torte. Ok, esatto, Violet, proprio così. Aspetta, posso andare... Guardate, possiamo metterci pure qua dietro. Oh, sarebbe perfetto. Sì, mettiamoci qua dietro. Guardate, possiamo passare anche attraverso questa parte. Oddio, fa troppo strano questa cosa. Abbiamo le bamboline. È vero, ok, aspettate perché probabilmente tra non molto arriverà Crucco. E siete? Oddio. Guardate che vi trovo, Di sicuro che ci trova. È impossibile trovarci qua. Oddio, ragazze, guardate quella bambola, quanto fa paura. Sembra che gli stia fissando. Oh, mamma mia. Aiuto. Vuole mangiarci, tipo. No, Violet, non dirlo neanche per scherzo. Sciabolette, io ho paura delle bambole assassine, non lo sai? No, me lo ricordavo, adesso lo so. E dico, dai, Violet, non farmi spaventare. Avete idea di quanto sono felice nel dirvi che questo video è sponsorizzato Sonic Frontiers! Proprio così, che tra l'altro ho portato all'interno del mio canale, credo che molti di voi lo conoscono, è l'ultimo gioco uscito di Sonic in questo preciso momento. Mi hanno inviato il press kit, che adesso andremo a vedere insieme cosa c'è all'interno. Innanzitutto c'è questa lampada di Sonic, che io andrò a mettere sicuramente a casa mia, questa palla di Natale, i due film di Sonic, tra l'altro ragazzi con questa praticamente copertina rigidissima, tipo metallizzata, troppo troppo bello. Questo schizzo disegnato particolare, sono uno tra 64 persone ad avere praticamente quest'artwork disegnato. Poi c'è il fumetto in inglese, spero che un giorno li tradurranno in italiano. Ah, lo shaker per fare, ovviamente. Ovviamente no, perché non è scontato. Il cocktail di Sonic. È molto strano, però voglio farlo assolutamente. Dunque mi raccomando, andate a giocare a Sonic Frontiers, perché è un gioco troppo bello che io ho giocato tra l'altro con voi e diciamo che mi sono divertito. Ci si becca. Oh, sciabolette, ok. Va bene, dove cavolo è andato? Facciamo una cosa, andiamo proprio dentro la cucina. Magari vai. Riusciamo a saltare qua sotto. Oh sì, ci riusciamo, venite qua sopra. Oddio. Oh ragazze, ma questo è spettacolare. Possiamo fare una cosa, uno si nasconde qua in questo vaso, ok? Vado io. Va Zoe, ok? Violet, tu dovresti fare la, come si chiama? La candelina sulla torta, vai. Sì, vai. Guarda, c'è proprio la torta rosa, quindi mettiti lì, ok, perfetto, la candelina rosa. Ok, mamma mia, no, ragazze, ma è spettacolare, questa cosa non ci troverà mai. Vai. Okay. È pure scomparso, chissà dove sta. Oh, no, invece lì. Dove, non lo vedo. È lì, maledizione. Oddio, shh, state attente. Non vedo niente, che cavolo, quanto cavolo sono piccoli. È lui a non vederci nulla. Mi sa che ha messo gli occhiali al contrario. Esatto. Qua non vedo niente. Dove cavolo siete? Dietro la siepe. Dietro la siepe. Oh, meno male. Oddio, che ce ne siamo andati via. Ah, veramente. Se ci avesse trovato lì poco. Sì, infatti. Qui? Ok. Oh, mamma mia, però mi fa un sacco paura. No, non posso entrare dentro il lavandino. No. Mannaggia. Aspetta. Che ne dice di cambiare percorso, eh? Cambiamo percorso? Andiamo? Vai. Andiamo, sì, andiamo. Ok, allora, vediamo dove è andato, ok? Siamo dietro... Guarda il passeggino. Oddio, posso... Entriamo dentro il passeggino! Vai. Sì. Ok. Ma l'attenzione potrebbe essere ovunque. Esatto, lo vedete voi? Io no. Sì, si può entrare, oddio!
Siamo dei mini bimbi. No, 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 ragazzi, ragazzi, ragazzi. Allora, allora, se compare Crucco, non muovetevi, va bene? Perché un movimento brusco potrebbe compromettere tutto. Infatti dobbiamo sembrare delle bamboline. Cavolo, in bagno non ci stavano. Oddio. Forse nelle classi. Ci è passato davanti. No, no, wow. Non ci voglio credere. Ma stiamo scherzando. Oddio, attenta Violet, perché potresti rompere il passeggino. Sono di testate. Ok. Hai anche ragione. Ok, facciamo una cosa. Violet, mi sa che ti farò felice in questo video. Guarda cosa c'è lì in fondo, andiamo, gigantesco, andiamo. C'è un cavolo di unicorno. Unicorno. Oddio, oh, per me non, a me non mi fai mai felice, Sbrifero. No, invece sì, guarda, c'è pure il cavallino, guarda, qua. Vedi? C'è un cavallino gigante. Ecco, vedi? Ah, così ho fatto tutte e due felici, però il problema è che... Attenzione, 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 là sotto, là sotto, là sotto! Oddio, mi devo andare a nascondere, sono l'unico che non sono stato! Nascondi, sbrigati! Ah! Ok, mi metto qua dietro. Oddio. Dietro il castello di sabbia! Dov'è? Oh, dov'è? Come? Mi prego, non fai che non mi guardi. Oddio, non ho capito! Oddio! Cavolo, è difficilissimo! Attento. Non so come ha fatto a non vedermi, è proprio cercato! E te l'ho detto io che ce l'ho al contrario! Forse oddio, è qui sopra. Oddio. Aspetta, aspetta, dentro la pianta. Sì. No, aspetta, così è barare però, perché mi sono proprio compenetrato. Ok, metto qua. E sta sopra, ragazzi, sta sopra. L'avete visto? Dove è andato? Oddio, lì sopra. Lì, lì, lì. Sì, sì, sta sopra, camminando. Sopra. Io non lo vedo da qui. Oh, l'ho visto. Sì, Violet sta proprio davanti. Sono davanti a te, Violet, oddio. Sei paurina. Ok, ok, ok. Proviamo qui. Andiamo. Oddio, guardate, è andato a vedere dove ci eravamo nascosti prima. Vedete cosa serve un sacco? Spostarci, altrimenti potrebbe ritrovarci sempre, sciabolette. Sì, infatti, vai, spostiamoci di nuovo. Va bene. Andiamo, credete di andare fuori? Eh? Oddio, attente. Mettetevi dietro le scale, dietro le scale. Arriva. Ok, corri normalmente, non saltare perché altrimenti diventi lenta. Ok, allora, dove andate secondo voi? Io non lo vedo più. Non lo so. E sei andato fuori? No, non è fuori, impossibile. No, non è fuori, perfetto, meno male. Ok, non allora ancora. Sfruttiamo l'occasione, ok? Quando possiamo entrarci fuori? Cioè, possiamo uscire fuori, possiamo voglio dire. Possiamo uscire, cioè, sbagliato. Fuori è un po' difficile. Cioè, sei sempre la solita, mamma mia, Mimmi. Sì, perché Mimmi, ecco. Sì. Io sbaglio, tu me lo fai rivedere, sempre. Sì. Però io non sbaglio mai invece. Brava. Freezer, seduti. Grazie, sotto lo so di essere brava. No. Si guardano negli occhi e poi si scambiano un bacino. Dai, non dire queste cose. Ma che dici? Oh, una. Guarda. Oddio. Fottana. Oddio. L'acqua è un po' solida, però. Siamo un po'. Gesù. Esatto. Oddio. Cavolo, è difficilissimo. Qua sotto forse. Ah, dietro il muro. Qui. Non ci riesci a trovare. Siamo troppo piccoli. No. Hai ragione, no. Violet. No, in realtà no. Perché cavolo, cioè, siamo più grandi di un pixel, eh. Abbiamo fatto altri minigame che tipo eravamo molto più piccoli di un pixel. Qui dietro. Oddio. Ok. Credite magari. Facciamo una cosa. Credite magari di... non lo so, dargli un po' noia, eh? Utilizziamo, ne so, delle frecce. Sì! Ok. Mettiamoci in creative e prendiamo delle frecce, sciabolette, che ci serviranno. Ok, bene. Arco e frecce. Le volete pure voi? Ok, te le do pure a te. Te li sto prendendo. Ok, vabbè, io ti do l'arco intanto. Tieni qua, Violet, perfetto. Ok. Perfetto, tutto. Ce l'avete? Perfetto. Okay. È lì in fondo, credo che è lì in fondo, ok. Andiamo. Anche se avremo le frecce piccolissime. Non ci riusciamo a prenderlo? Sì. No, è troppo lontano. Guardate, si vedono le frecce che si fermano a metà campo. No, è troppo... Bravissima! Oh mio Dio, ma cosa è Katniss di Hunger Game, mamma mia. Brava. Continua. No, hai preso me, sciabolette. Scusami. Guardate, ragazze, io ho l'high ground adesso, guardatemi. No! Ah, l'ho preso di nuovo! Bravissima! Oddio. Cavolo, mi sta colpendo! Ma dove è finito? È andato dentro. Oh, lì! Guardate, siete voi? Guarda che fifone!
Oh, mannaggia, mannaggia. Mi vedo, cavolo. Aia. Violetta, ancora. Ma ce l'avete con me, ragazze, sciabolette? No, non ce l'abbiamo con te, dai. Secondo me state qui da qualche parte. Se no che mi rompe. Ancora oddio. Niente, hai vinto Crucco, bravo. Hai vinto. Ok, cavolo, era difficilissimo. Lo so, ci siamo spostati per tutto il tempo. La cosa divertente è che proprio ci hai inseguito durante il fatto che tipo noi ci spostavamo e tu andavi sempre nella zona precedente alla nostra. Esatto, sì. Bene, adesso, dato che ci siamo divertiti in questa mappa, andiamo nella prossima, che è molto molto diverso questa volta. Sono gigante, guardate il fatto. Mi schiaccio tutti. Giga Normica, devi andare a contare. Vai a contare adesso. Va bene. Adesso noi siamo in una forma normale, mentre lei è gigante. Ok, non ci sente più adesso. Guardate, ragazzi, siamo all'interno di un supermercato e possiamo nasconderci veramente nelle più svariate maniere. Guardate, io mi sono trovato il nascondiglio. Ogni volta che lei magari inizierà a spiare da qua sopra, io sarò qua dietro e le farò il giro. Tu, Rucco, ti conviene tipo andartene a mettere tipo lì in fondo? Sì. Ragazzi, sfruttate qui il fatto dietro. Sì. Sfruttate il fatto che tipo ci sono queste cose qua alte, così che lei non possa da trovarci. Da me c'è un po' di tetto, così non mi vede. Oh no, sei geniale, Violet. Cavolo, dovevo pensarci io. Ok, ci sono. Bravo, Crucco. Ok, ti vedo. Cioè, non dovrei vederti, però va bene. L'importante è che lei non ti veda. Ok, sta arrivando. Eccola. Dove siete? Ok. Non ci ha visto. No, infatti, io sto girando intorno allo scaffale per sicurezza. Sì, anche io ho girato attorno allo scaffale, a tutto. Oddio, lì. Sembra veramente Godzilla. Wow, ma sembra tipo, non lo so, un giocattolino per le bambole. Che figo. Oh, cavolo. Noi dovremmo essere le bambole. Cosa? No, te lo scordi. Oddio, Violet, tu sei quella più vicina a una bambola. Secondo me, no, non dire così, secondo me appena si... Io non vedo nessuno, però. Oh, cavolo, l'ho vista. Ok, tranquilli. Facciamo una cosa, cambiamo posto, va bene? Perché se ci arriviamo qua. Dove andiamo qua? Andiamo nella stazione di polizia che sta a fianco. Dov'è lei? Oddio, attenti. Dove siete? Dobbiamo correre. Dove è andata? Oddio, lì dietro. Approfittiamocene adesso. No. Ok. Ok, non ci ha visto perché eravamo qua sotto. Andiamo alla stazione di polizia, sbrighiamoci. Ti devo. Ok, sta controllando il palazzo, andiamo, sbrighiamoci. Vado. Oddio, aspetta, non si dovrebbero spaccare i blocchi, però lo faccio perché altrimenti... Non riusciamo a passare. Non ci riusciamo, ecco, da qua. Brava Violet, bravo Crucco. Ok, andiamo, sbrighiamoci. Mamma mia, ok, la stessa di polizia è complicato, ragazzi, perché ovviamente lei è gigante, ci sono i tetti rotti, perché altrimenti non potrebbe vederci mai. Cavolo. Con i tetti all'interno. Ok. E adesso non lo so, Crucco. Che cavolo, no. Ma dove cavolo siete? Oddio. Sto sopra di noi. Una TNT. Oh, oddio. Ma qua momentaneamente qua. Nascondiamoci momentaneamente qua. Arrivo. In realtà stiamo barando, ragazzi. Non potremmo fare una cosa del genere perché... Guardate, ma che ti frega? No, ma qua c'è il tetto. Non ci scoprirebbe mai, tranne se non spacca la mappa praticamente. Dove siete? Oddio. No, non vi trovo. Ok. Oddio. Ok, se n'è andata. Mannaggia, col fatto che siamo normali ci vede passare e quindi ci segue dove siamo. È vero, è questo il problema. Ok, facciamo una cosa. Ok, credo che tipo l'abbiamo ancora tuttora seminata. Guardate, sta controllando dove eravamo nascosti prima. Non ci credo. Sciabolette, che vittoria, mamma mia. Ok, andiamocene. Vittoria reale. Sì. Vittoria reale su Minecraft. Ok. Facciamo una cosa, va bene? Andiamocene in ospedale. Però nascondiamoci prima. Sì, esatto, però nascondiamoci prima tra le foglie, così almeno non siamo sempre nelle strutture. Oddio. Che cavolo. E c'è cavolo, mi passa da sopra. No. La stazione di polizia. Oddio, no, rimaniamo qua, che è l'unico tetto disponibile. Ma che cavolo, però. Non la vedo, dov'è? Voi la vedete, ragazzi, in F5? No. Non riesco a entrare nel... È lì. Non bidone. Tipo da quella... L'ho vista lì in fondo. Lì è sotto, è nel palazzo. Ok. Cavolo, stiamo veramente facendo i bravi comunque. Sì, a nasconderci, a spostarci sempre. Siamo bravissimi. Sì, cavolo. Facciamo sbiruli, arriva dall'altra parte.
niente. Esatto, vai. 3, 2, 1. Sviruli, sviruli, sviruli. Sviruli, sviruli, sviruli. Ok, perfetto, ci siamo, ci siamo, ci siamo, ci siamo. Ce l'ho fatta. Ok. Ok, attenti. Ok. Guardate, c'è una scala, possiamo entrare nell'ospedale grazie a questa scala. Andiamo. Oddio! Oddio, 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 sbrighiamoci, sbrighiamoci. Aspetta, sta lì, aspetta. Oddio. Oddio, aspetta, mi nascondo tra le porte. Ecco, perfetto, così, così. Così non ci vede. Oh, sciabolette. E la porta non si apre. No, come non si apre, Violet? Io non ho parole, sto ancora qui. Come sei, Crocco? Oh, aspetta, aspetta. Oddio. Ok, 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 tranquilli, tranquilli. Ragazzi. Oh, cavolo. Nasconditi. Ci sto provando. Oh, ok. Dai, okay. Ragazzi. Oh. Oddio, qua vicino, qua vicino, qua vicino. Okay. Quando eravamo piccoli ci stavamo divertendo. Qua ci sto facendo salire l'ansia. Vero. Ma dov'è Violet? Io non la vedo. Ah, sei qua. Oddio. Ok, ok, ok. Ora schiaccio tutti i palazzi. Cosa? No. Oddio, oh, cavolo. Oddio, sta proprio sopra di noi. Meno male che sono questi tetti comunque momentanei. Perché altrimenti sarebbe un gran problema. Che se n'è andata fortunatamente. Ok. Ok, vediamo qua cosa accade. Se tipo faccio. Tipo sto dietro quest'albero di birch. Vediamo cosa fa. Ok, ragazzi, voglio provare a vedere se tipo riesco a girarle intorno. Dove siete? Lo vedo, non la vedo, non la vedo. Non la vedo, dov'è? Oddio, la vedo, è qua, qua, qua. Sei solo, Sprint, siamo qua dentro. Lo so, perché voglio fare la persona più impazzita. Oddio! Dov'è? Sto girando in lungo e in largo. Praticamente gli sto dietro tipo all'albero e le giro attorno. No, ma non è che vi siete messi sotto gli alberi, sotto le frasche? Perché qua non vi vedo, eh. Beh, potrebbe avere ragione, effettivamente. Come? Torna qui allora? Oh, cavolo. Ma dove sta? È dall'altra parte, all'entrata dove siamo entrati noi. Ah, da quella parte. Cavolo. Ok, facciamo una cosa. Al mio via, uscite da lì. Adesso uscite da lì, che adesso è occupata. Andiamo. Esatto, bravi. Adesso andiamo verso la parte della banca, va bene? La parte della banca. Andiamo. Sbrighiamoci. Allora. Mamma mia. Ok, ci siete. Non fatevi troppo male, eh. No. Dov'è l'entrata? Manco mi ricordo. Neanch'io mi dico. Ah, è davanti effettivamente l'entrata. Facciamo una cosa, spacchiamo, ok? Non potremmo farlo, però noi lo facciamo. Ma noi siamo noi. Per la scienza, ecco. Ok, aspetta, fammi. Ecco, fatto, ci sono riuscito. Oddio. Ok. Figo. Oh, guardate, qua c'era la cupola della cosa. Ah, mi sento incredibilmente esposta. Perché c'è un arco? Non lo so. Oddio. Dove siete? Andiamo nel vault, Sprint. L'ho trovato. Ah, è quello di prima. Andiamo nel vault. Ok, va bene. Ok, oddio. Le lancio tutte a caso. Sì. Dove siete? No. Dentro. Cavolo. Oddio, mi ho sbattuto la faccia. Qualcuno. Vado qua, vai. Ok. Oddio, tutti sopra, pieno di frecce. Guardate quante sono grandi le frecce. Che facciamo? Rispondiamo al fuoco? Rispondiamo al fuoco? Sì, però poi ci scopre come ha fatto tu prima, Crucco. Ma lei non è me. Arco, proteggetemi, proteggetemi. Oh, non hai arco? Cosa? No, proteggetemi voi. Ok, dove tranquilla, sta? Proteggiamo Violet, Crucco, è lì in fondo. Eccola. Non riesco a prenderla perché è troppo lontana, sciabolette. Magari se avvicinassimo. Oh, ok. Oh, l'ho presa. Oh, mi state rispondendo, Ah, però non vedete le nostre frecce, noi vediamo le sue. Dove perché sono giganti, ma non le nostre. Sì. Ah. Mamma mia, la stiamo facendo impanicare, guardatela. Oh, lì? Da dove? Per avanzare. Ok. Cavalieri. Aia. Scoccate. In caso ci scopre, spostiamoci poi in caso ci veda. Sì, facciamo una cosa. Andiamo adesso nell'altro punto, ovvero dietro il palazzo, che c'è tipo una sorta di parco giochi. Sì, parco okay, giochi. Ok, va bene. Allora, il problema è che nel palazzo non possiamo entrarci. Però possiamo nasconderci. Ah, mettiamoci sotto quest'albero. Ok, questa è la finale di calcio, eh. Proprio siamo arrivati alla fine. Guardate quanto è. Aiuto. Eccola, oddio. Oddio. Le frecce arrivano da questa parte, l'ho visto. No, ho preso un topolino. Sì, come no. Porca miseria, ma poi giusto a me è andato a prendere, sciabolette. Vi divertite? Sì, infatti. Potrei prendervi in mano e farvi giocare, non lo so, come nelle Barbie. Non sarò il tuo Ken io, ok? Ecco, allora. Aia, oddio, ma mi hai tolto un sacco. Come ti permetti? Io
ti mordo l'alluce, cioè ti taglio le lunghe dei piedi. Oh no, che schifo, aspetta. No, bleh, non lo farei mai, che schifo. Oh no, aspetta, vieni qua, dai, sbrigati. No, che schifo, vattene via. Va bene, ok. Mamma mia, è stato divertentissimo. Mi raccomando, iscriviti adesso. Iscrivetevi. E se ti è piaciuto questo video, vai a guardare altri tre video che si sono comparsi qua davanti in questo momento, mi raccomando. Esatto, sceglietene uno dei tre e poi se volete tornate indietro e guardate anche gli altri. Esatto, ciao. Ciao. Ciao.